Diamo inizio a questa conferenza stampa organizzata, voluta dalla UIL FPL e dalla USB. E intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale di Melito e il Sindaco che sono stati così cortesi da darci l'opportunità di fare questa conferenza stampa all'interno di una sede istituzionale. Altrimenti, devo dire la verità, avremmo avuto difficoltà a fare la conferenza stampa se non in un locale poco avvezzo a ospitare iniziative di questo tipo. Che cosa stamattina vi vogliamo trasmettere e comunicare? Qualcosa che a nostro avviso esula dai normali canoni di quello che può essere una dinamica e una controversia e una vertenza sindacale, e comincia ad avere dei connotati invece di interesse generale, di carattere generale, che interessano la cittadinanza. Perché? Intanto l'oggetto della nostra conferenza stampa verte su quello che è la dinamica all'interno della cooperativa Rinascita, che come voi sicuramente sapete ha sede in Melito Porto Salvo, ma in questo particolare momento è interessata alla gestione di due strutture allocate presso Melito, presso Saline, dove sono ospitati 40 pazienti, 20 e 20 pazienti di tipo particolare. Sono pazienti, come dire, che devono far sì che l'opinione pubblica, ma anche le organizzazioni sindacali abbiano particolare attenzione perché si tratta di pazienti psichiatrici, pazienti quindi particolarmente deboli. I dipendenti che prestano la propria attività in queste due strutture sono 49. Di questi 49, 25 sono definiti dipendenti soci della cooperativa. E 24, cioè 24 sono i soci e 25 i non soci. Ora, noi ve lo dico in maniera così diretta, la cosa importante qual è? Che questa cooperativa gestisce dei soldi pubblici, cioè è demandata dall'ASP, è demandata dal pubblico a fare un servizio, cioè vicaria, quello che è una funzione pubblica dell'ASP all'interno di queste due strutture. Quindi gestisce non dei soldi privati, non stiamo parlando di un privato, di una cooperativa che agisce all'interno di una sfera privata, ma parliamo di una cooperativa che gestisce ONLUS, che ama definirsi ed è statutariamente ONLUS, che gestisce dei soldi pubblici. Di questo noi però, perché per capirci le credenziali quali sono, se qualcuno crede, chiede a nome e per conto di chi parlo io, la mia credenziale è quella di essere il segretario provinciale di un'organizzazione sindacale, quindi sono autorizzato a parlare a nome e per conto della UIL. La stessa cosa Aurelio per quanto riguarda la sua organizzazione sindacale. Quello che sono le credenziali di una cooperativa che si appresta e comunque lavora all'interno di questo settore sono due gli elementi giuridici fondamentali. La convenzione stipulata con l'ASP, perché all'interno della convenzione è serbato tutto quello che può essere l'attività, è codificato il regolamento, che cosa deve prestare, quali sono le caratteristiche degli edifici, quali sono le funzioni e le figure professionali da poter adibire per prestare questo tipo di attività che è nell'ambito sanitario, tra le altre cose. Quindi la convenzione sottoscritta con l'ASP e l'altra cosa ancor più importante è l'accreditamento. Qualunque struttura per poter esercitare il proprio ruolo e il proprio mandato all'interno di una sfera di così delicata ha necessità di essere accreditata col Servizio Sanitario Regionale. Di entrambe le cose noi non abbiamo cognizione come organizzazione sindacale. Di entrambe le cose, nonostante noi le abbiamo chieste, perché come sindacato noi siamo organizzazione che tutela interessi di carattere generale, non solamente gli interessi dei dipendenti, ma noi tuteliamo gli interessi dei pazienti, dei parenti e dei cittadini tutti. Di
Abbiamo chiesto in questa veste questi due documenti, ufficialmente e formalmente, e ci è stato opposto un diniego e comunque a tutt'oggi non abbiamo nessun riscontro. Quindi abbiamo anche seri dubbi su quello che può essere sia la convenzione e soprattutto su quello che può essere l'accreditamento. Questa è la base sulla quale noi agiamo sindacalmente. Dopodiché procediamo. Noi ci ritroviamo di fronte a una cooperativa che nel tempo ha avuto dei problemi perché è stata fatta oggetto di una interdittiva, quindi rientriamo in un'attività, anche se vogliamo particolare, è stata attenzionata dall'autorità competente e proprio per queste motivazioni avrebbe dovuto nel tempo sviluppare meccanismi di maggiore trasparenza, di maggiore relazione con chi rappresenta gli interessi generali. Ma ancor di più ha goduto, tra virgolette goduto, grazie anche all'impegno delle organizzazioni sindacali, per 4 anni di quello che viene definito, per renderlo comprensibile a voi, di un contratto di solidarietà. Cioè nel tempo è esplicitato quello che potevano essere motivazioni di sofferenza di tipo organizzativo economico e il sindacato è andato incontro a questa cooperativa dicendo: siamo disponibili a sottoscrivere un contratto per cui i dipendenti si caricano l'onere di quello che può essere questa difficoltà economica venendo d'incontro. Questa storia è durata per 4 anni, ma non solo, questo meccanismo del contratto di solidarietà ha dato l'opportunità alla cooperativa di godere di quello che sono gli ammortizzatori sociali, ulteriore spesa collettiva di cui tutti i cittadini si sono gravati per poter far fronte a questa difficoltà. Terminato il periodo, il 31 dicembre del 2016, di questo periodo praticamente non più applicabile del contratto di solidarietà che prevedeva questo sacrificio da parte dei lavoratori, i quali si accollavano l'onere di una diminuita attività lavorativa. Sono passati a un contratto part-time in maniera tale che, voglio dire, si riuscisse in qualche modo a poter sdoganare questo periodo di crisi. Il 31/12/2016 termina temporalmente l'opportunità per la cooperativa di poter avere questo beneficio del contratto di solidarietà, quindi dal 1 di gennaio 2017 la cooperativa avrebbe dovuto impiegare tutti i dipendenti, tutti soci e non soci, a contratto a tempo pieno, fin tanto che non si andava a stipulare un contratto che regolamentasse l'attività lavorativa tra la cooperativa, tra il datore di lavoro e i dipendenti. Piccola parentesi, apro e chiudo. L'onere di questo sacrificio è stato tutto sulle spalle dei lavoratori non soci, i quali sono passati dalle canoniche 38 ore, 40 ore settimanali, 38 ore settimanali a 19 ore, mentre i dipendenti soci si sono parzialmente ridotti l'orario di lavoro, arrivando a 32 ore di lavoro. Quindi capite bene che anche questo vi fornisce un elemento di carattere generale teso a far capire che sono passati da 38 a 32. No, non soci da 38 a 20 a 19. Mentre i soci da 38 a 32. Quindi il carico di questa crisi, il carico di questa difficoltà è andato tutto sulle spalle dei soci, dei lavoratori non soci. Ci aspettavamo una, come dire, da parte della cooperativa, grande apertura e grande rispetto soprattutto, e anche dal punto di vista economico, quello che poteva essere il ristoro di queste situazioni. Abbiamo fatto presente immediatamente all'amministrazione, alla cooperativa, al presidente della cooperativa, che eravamo disponibili come USB e come Will immediatamente ad un tavolo di trattativa
attraverso il quale si potesse addivenire a una soluzione che fosse equanime, che fosse una soluzione che poteva andare bene sia per la cooperativa sia per quanto riguardava gli interessi dei lavoratori. È da quasi 3 mesi che noi ci ritroviamo, e questo è il punto dolente, di fronte a una, non so come definirla diversamente, a una insipienza amministrativa, a una insipienza gestionale, a una incapacità in questo momento di gestire questo processo. E vi dico anche perché. Perché l'amministrazione non ha fatto altro che o accettate, dipendenti non soci, il contratto a tempo determinato che noi vi offriamo, o per quanto ci riguarda siete licenziati. Questo è avvenuto per le vie brevi ed è avvenuto anche formalmente da parte loro. Fintanto che è stato enunciato il desiderio da parte loro di addivenire a quello che è la procedura per arrivare al licenziamento solo ed esclusivamente per coloro che non avevano accettato questa condizione del contratto part time, mentre voi capite bene che questa è una dinamica che è tra le parti, cioè non è, se c'è una parte sola che impone una condizione, è una condizione che è unilateralmente, voglio dire che va unilateralmente nella direzione che ha interesse la cooperativa. Come sindacato abbiamo fatto tutti i passi possibili e immaginabili, abbiamo scritto in prefettura, abbiamo scritto all'ispettorato, abbiamo scritto al Dipartimento di Salute Mentale, che è il dipartimento afferente che cura questo aspetto, nella fattispecie il dottor Zoccali, che è il capo Dipartimento Salute Mentale. Ma non solo, siamo stati e abbiamo chiesto l'intervento dell'ispettorato del lavoro e abbiamo chiaramente avuto un incontro con la cooperativa non più tardi di 15 giorni fa, USB, UIL e ispettorato e cooperativa, e dal verbale che poi vi gireremo alle vostre email potrete desumere tutta una serie di doglianze tecniche, di doglianze giuridiche avanzate da parte del sindacato, alle quali questa cooperativa, assistita addirittura da un avvocato, non riesce a imboccare quello che è la strada maestra, la via fondamentale per poter addivenire. O si sceglie il dialogo o si sceglie la strada formale, ma non riescono, come dire, a organizzarsi dal punto di vista tecnico-giuridico per far sì che si vada anche eventualmente a un licenziamento dei dipendenti. Paradosso dei paradossi, noi ci ritroviamo con soli 9 dipendenti, i quali, dipendenti non soci, i quali non hanno ritenuto di sottoscrivere questa condizione capestro, questa condizione, come dire, condizio sine qua non, o accetti il contratto, non l'hanno accettato perché hanno la libertà di non accettarlo, si ritrovano che da qualche giorno del mese di gennaio, da metà gennaio, in ferie forzate, cioè l'amministrazione li ha messe in ferie, queste ferie nel frattempo residue degli anni precedenti sono terminate. I dipendenti sul consiglio del sindacato hanno fatto presente all'amministrazione: scusa amministrazione, ma quante ferie ho per capire? E successivamente alla non risposta hanno detto anche: siamo disponibili immediatamente a rientrare in servizio. A tutt'oggi, a distanza di 3 mesi, non abbiamo alcuna risposta da parte della cooperativa, la quale ho la sensazione che sia entrata in una sorta di, come dire, di confusione e non riesce ad imboccare la strada giusta. Abbiamo dato anche la nostra disponibilità a far sì che si vada verso quello che può essere un dialogo, un colloquio che può trovare soluzione, e non riguarda solamente 10 dipendenti. Qua è in gioco la vita di 2 strutture dove lavorano 50 persone, si assistono 40 dipendenti, e credo che nell'economia di Melito Porto Salvo possa essere una cosa da ritenersi anche discretamente importante, vista la penuria di attività lavorativa che c'è in giro. Quindi Presidente, io, vista la sua presenza, che io chiaramente definisco importante, io le chiedo anche, ecco, che il Comune, se qualora dovesse decidere di
di ritenere un fatto importante questo, politicamente si faccia anche carico, perché il sindacato può arrivare fino a un certo punto, poi è la politica che anche deve gestire cose di questo tipo. In questo, e mi taccio, registriamo il silenzio dei vertici dell'azienda, dell'ispettorato che in qualche modo è arrivato a un certo punto e poi si è fermato, perché abbiamo evidenziato anche possibili, come dire, incongruenze, lasciatemele definire così, perché può darsi pure che in questa storia entri l'autorità giudiziaria su questa storia, voglio dire, nuovamente su questo tipo di discorso, perché noi non sappiamo qual è il confine tra una pressione o un qualcosa di coercitivo che passa e porta l'azione di un'azienda in qualche modo a dire o firmate il contratto oppure siete licenziati. Molto probabilmente sarà qualcuno più preposto istituzionalmente a verificare una evenienza di questo tipo. Noi siamo qua come sindacato a significare a tutti voi che c'è un problema serio su questa storia e che non si riesce a capire, perché posso anche capire, però è un onlus. Non riesco a che non ci dovrebbero essere interessi di tipo economico a dettare la condotta di una cooperativa. I problemi passati e recenti dovrebbero indurre i vertici della cooperativa a essere, come dire, più prudenti, tenendo conto che durante il periodo di crisi, nonostante i lavoratori non soci si siano sobbarcati questo tipo di sacrificio, la cooperativa in questo periodo ha assunto un certo numero di persone. Questo è un paradosso, questa è una contraddizione, questo è un qualcosa che, capite bene, non è accettabile né sindacalmente, ma soprattutto non è accettabile dai lavoratori, i quali si sobbarcano questo sacrificio e poi vedono che la stessa cooperativa va a assumere altre persone. Cose che noi abbiamo evidenziato e abbiamo anche sottoscritto in fase di verbale di ispettorato, e abbiamo trasmesso anche questi fatti all'apposito settore ispettivo dell'ispettorato. Perdonatemi il bisticcio, ma di questo si tratta. Io ho concluso la mia parte dicendo che alla UIL, vi dico la verità, si fa una critica, che è quella che abbiamo la denuncia facile e pronta. Però vi voglio chiedere, se il tentativo teso al dialogo, se il tentativo istituzionale, canonico, che è quello del confronto, trova chiusure di questo tipo, ma al sindacato, perdonatemi, che cosa resta se non la denuncia e il porre nelle mani di persone più autorevoli cose di questo tipo? Quindi ve lo dico con tutto il cuore, non vorremmo arrivare a denunciare, perché nel momento in cui si denuncia, per il sindacato è anche il riconoscere un fallimento, se vogliamo. Non vorremmo arrivare a questo, ma ho la sensazione che ci stiano portando a fare questo. Grazie. Credo che ci sia poco da aggiungere su quello che ha detto il collega che mi ha preceduto. Il ragionamento che abbiamo fatto noi, già abbiamo fatto una conferenza stampa all'inizio, quando si è partito col contratto di solidarietà, dove abbiamo denunciato le stesse che stiamo dicendo oggi. Noi pensavamo che col passare del tempo si riunisce ad divenire a una soluzione che potesse essere equa per tutti i lavoratori. È la questione che avevamo chiesto. Cioè, ci sembrava assurdo che ci fossero all'interno di una cooperativa sociale dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B, perché questo è quello che è successo. A distanza di 2 anni, con grossi sacrifici da parte dei lavoratori non soci, che si sono visti decurtare lo stipendio del 50%, e stiamo parlando di lavoratori molto spesso monoreddito e quindi che hanno avuto grosse difficoltà e che hanno fatto questo sacrificio per cercare di tenere in galla la cooperativa, dopo 2 anni si vedono addirittura minacciati di licenziamento. È un fatto grave che noi come organizzazione sindacale non possiamo assolutamente accettare. Quello che è successo successivamente è ancora di una gravità più assurda e assoluta, perché la cooperativa Rinascita, noi in questi anni, diciamo, abbiamo dato la nostra massima collaborazione per arrivare a cercare di far avere altri tipi di
di attività alla cooperativa, abbiamo sempre trovato un muro davanti, loro sono loro, chiusi in quella stanza, decidono il bene e il male di tutti, e questo non è condivisibile. Abbiamo chiesto un piano industriale che non è mai stato presentato, abbiamo detto siamo disponibili a qualunque collaborazione, non per mantenere i posti che abbiamo, ma cercare di aumentare anche la possibilità di avere, di creare altri posti di lavoro in questa martoriata limbo di terra dell'area grecanica dove ci troviamo. Sempre un muro chiuso. La cosa che poi ha fatto anche traboccare il vaso qual è? La cooperativa partecipa a un appalto del comune di Melito per un importo di circa 38 mila euro, vince questo appalto, nelle more del bando di gara c'era scritto che la cooperativa era in grado di avere col personale suo di poter utilizzare il proprio personale per partecipare a questo, che mi sembra che era per la questione di assistenza ai bambini, assistenza scolastica ai bambini disabili. La cooperativa sotto contratto di solidarietà che cosa fa? Va ad assumere altro personale, e già questo è un fatto secondo me di un'illegalità totale, perché tu stai utilizzando dei soldi pubblici, dei soldi dei cittadini per mantenere un contratto di solidarietà, e nello stesso tempo ti vai ad assumere persone che non, nulla hanno a che fare con la cooperativa. Quindi qua si sta facendo un doppio danno sia ai lavoratori e sia alle casse pubbliche. Quindi arrivato a questo punto, noi come organizzazione sindacale abbiamo tentato in tutti i modi di cercare di ricompattare e di vedere come sistemare queste questioni. Abbiamo trovato un muro dall'altra parte. Quindi a questo punto noi pensiamo e crediamo che qui ci sia un tentativo da parte di qualcuno, non sappiamo perché, di chiudere questa cooperativa, perché la cooperativa così com'è non può più camminare con le proprie gambe. Quindi noi il grido d'allarme che lanciamo oggi come organizzazione sindacale è che questa attività, questa cooperativa, noi la vogliamo che funzioni, che dia lavoro e che dia il lavoro come è giusto che sia. Non è possibile continuare in queste condizioni. Concluso, se ci sono. Io volevo chiedere una cosa, mi è sembrato di capire quindi che non c'è né un accreditamento né una convenzione. No, noi abbiamo chiesto sia la convenzione che l'accreditamento, ma non ci è stato fornito, non ci è stato dato. Questo è un atto dovuto, perché sono documenti pubblici. Qualunque documento chiediamo non ce lo danno. Cioè, qualunque documento chiediamo i bilanci della cooperativa, non ce li danno. Chiediamo le presenze dei lavoratori, non ce le danno. Capite che viene meno quello che può essere anche il potere previsto dalla legge di controllo delle organizzazioni sindacali. Tra le altre cose abbiamo chiesto, perché la legge lo prevede, l'accesso ai luoghi di lavoro per verificare, come dire, le condizioni igienico-sanitarie e le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per i degenti che per gli operatori, e non ci è stato ancora consentito. Cioè, noi abbiamo per legge la prerogativa di chiedere l'accesso ai luoghi, nominare dei tecnici e verificare lo stato dei luoghi. Non è stato consentito. Ora, noi non vorremmo, ecco, spingere su questo tasto, perché è chiaro che capite bene che se si va a verificare i requisiti, l'idoneità, l'igiene, gli impianti, ad entrare in altre cose. Entriamo, e non vuole essere il compito del sindacato andare a fare cose di questo tipo, però voglio dire, se questo è la cosa, voglio dire che normalmente succede è che un'azienda propone un piano industriale, dice guardate mi ritrovo così, noi eravamo pronti e disponibili anche a imporre ulteriori sacrifici, per esempio su una base che poteva essere quella di dire passano tutti a soci, sono tutti parte integrante della stessa cooperativa, hanno un interesse personale anche a che le cose vadano, un ulteriore periodo di sacrificio se lo sobbarcano. Assolutamente un no che come dire, è incomprensibile a questo punto. Quindi mettiamo evidenziato questa cosa, quindi voi non dichiarate che la cooperativa non ha nell'accreditamento, e questa è una cosa abbastanza semplice, l'accreditamento o la convenzione. Cioè voi dichiarate che non l'avete. Abbiamo morte, il dubbio, abbiamo il dubbio. Certo, se non ci vengono dati. No, perché quando dici io come sindacato prima di fare delle denunce pubbliche, di
uscire fuori e denunciare queste cose, stiamo tentando con tutti i mezzi di avere un accordo, ma la stessa conferenza stampa delle telecamere sono già una denuncia pubblica. È stata una notizia Quirinis. È stata una notizia Quirinis che la vi sta dando, mi sembra che ci sia in questo caso, vuol dire, non è che possiamo non riportare quello che avviene. Dovrebbe, quindi, se è vero, posso, visto che... No, ma volevo finire la domanda sul contratto di solidarietà che finisce il 31 dicembre 2016, e quindi nel momento in cui finisce questo contratto, intanto l'accordo sindacale, perché io qua vedo due organizzazioni sindacali, no? Lo dico perché ho fatto il sindacalista anche per rendermi conto di questa cosa. Ci sono le altre sigle CGL, CISL, UIL, quindi sareste voi, USB, poi altri. Gli altri, chi l'ha firmato il contratto di solidarietà? Perché lei ha detto grazie al contratto sottoscritto con i sindacati, certo, la cooperativa ha potuto usufruire, no, di questi meccanismi di contratti di solidarietà, eccetera. Io la domanda che le faccio, intanto, chi ha sottoscritto questi contratti? Rispondo io. Sì. E allora all'epoca... Aspetta un attimo, però, una parte sì, relativa... È importante che voi abbiate chiara una cosa, poi Aurelio risponde per quanto riguarda chi ha sottoscritto i contratti di solidarietà, perché la UIL non li ha sottoscritti e non c'era, però non ha problemi a dire che è stato lodevole il comportamento delle organizzazioni sindacali che in quella fase hanno, come dire... Poi perché non l'avete sottoscritto? Perché non c'eravamo, non c'eravamo all'interno della... E quindi nel momento in cui all'epoca era sottoscritto chi? L'USB? No, l'USB non l'ha sottoscritto, e spiego anche perché. È stata l'unica organizzazione che non l'ha sottoscritto, l'hanno sottoscritto la CGL e la CISL. Che però non hanno fino ad oggi, come mai... non si rivelano a queste cose. Ah, non lo sappiamo. Ma voi chiedete a noi di rispondere per la CGL? No, i due che sottoscrivono. Aspetta, sai che ti posso dire, però c'è un elemento di contraddizione. Sai qual è l'elemento di contraddizione? Che se io come organizzazione sindacale tutelo gli interessi contemporaneamente dei soci e dei non soci, vado in difficoltà io come sindacato. Io ho scelto di tutelare gli interessi dei più deboli, che sono i lavoratori non soci. Qualche organizzazione fa l'uno e l'altro. E quindi, no, ti sto rispondendo, insomma. Poi mi preme dirti che a proposito della convenzione e dell'accreditamento, è chiaro che questo è il normale svolgimento di quello che sono le relazioni tra le parti. Se tu non mi fornisci sul tavolo la tua tessera di giornalista, io come faccio a dire che tu sei giornalista? E allora io ho necessità di sapere se la cooperativa è convenzionata, e sicuramente è convenzionata. E che tipo di convenzionata? Però fermiamoci, convenzionata è una cosa, l'accreditamento è un'altra cosa. Allora io, a prescindere, non possiamo stare sulla parola. Tu mi fornisci la convenzione e mi fornisci l'accreditamento. Ad oggi non so e non abbiamo contezza se c'è la convenzione, e spero che ci sia, e non so se c'è l'accreditamento, e a maggior ragione spero che ci sia l'accreditamento. Ma com'è possibile che una società quale la Rinascita, che comunque è attiva, non si capisce se è accreditata o non accreditata, e abbia una struttura morta, quella doveva essere per come Gemini, che è regolarmente, questo si sa, è regolarmente accreditata. Sì, sì. Queste sono pure assurdità. Sì, queste sono. Ah, sì. Vabbè, no, comunque, credo che la cooperativa sia. No, ma non può, su queste cose, scusami, su queste cose non si può stare né sui se e né sui ma. O è accreditata o non è accreditata. E se uno è accreditato, che problema ha di mettere sul tavolo l'accreditamento? E basta. E non è aperto, solo il gruppo competente accreditato. Boh. Questo è il sesso che non ha lanciato nello stagno, perché ormai ci sarà un po' di rumore. I passaggi successivi che avete in mente di attuare quali sono? I lavoratori cosa faranno? Ci saranno state saranno programmate votazioni? Allora, e dottore Toscani, gli altri lavoratori che non hanno sottoscritto la proposta del telefono parto, che stanno facendo? Sono ancora a spasso? Devono rientrare in turno? Cosa? Allora, intanto si sta procedendo
e qualche dipendente già a motu proprio ha presentato dei ricorsi al giudice del lavoro, mi pare. Ma questo. Poi c'è tutta una serie di cose. Stranamente però, che cosa succede? La cooperativa sta operando in maniera abnorme e autolesionistica, perché se tu nel rapporto con un tuo dipendente, questo rapporto o lo mantieni o lo risolvi in qualche modo. In questa fase noi ci ritroviamo con i dipendenti che li stiamo tenendo fuori dal servizio, fuori dal lavoro, e nello stesso tempo non stanno ricevendo nessun emolumento, però da un punto di vista giuridico mi sento di dire che loro, se non sono licenziati, sono dipendenti della cooperativa Rinascita. Ma la cooperativa Rinascita non ha il potere, visto che funziona in potere vicariante del pubblico, di tenere dipendenti in questo stato, perché delle due l'una: o serve questa forza lavoro per mantenere viva quella convenzione, perché la convenzione è fatta di fatti, tanti dipendenti con tante qualifiche, però se questi tiene 10 persone fuori dall'attività lavorativa, come sta lavorando? Sotto organico? Non lo sappiamo. I servizi essenziali sono garantiti? Sono garantiti i servizi essenziali? Che tipo di prestazione stiamo fornendo? La cucina è attiva o non è attiva? La sera, che tipo di pasto forniamo ai dipendenti? Ma servizio all'interno della cucina, visto che la cuoca... Visto che la cuoca che è qua presente non sta lavorando, i pasti che per convenzione dovrebbero essere caldi e pronti. Quindi quali sono i passaggi che faremo? Allora, i passaggi che noi faremo sicuramente, ritorneremo nuovamente all'ispettorato del lavoro, perché istituzionalmente è la sede fondamentale per dirimere questo tipo di discorso. Però è chiaro che se a giorni noi non dovessimo avere risposte, mi pare che la denuncia alle autorità competenti, e per competenti intendo l'ISPSEL, intendo la medicina del lavoro, la medicina, igiene e sanità pubblica, l'autorità giudiziaria, ma vorrei anche capire l'ASP, il dottor Beniamino Brancati, più volte avvertito e passo passo messo al corrente attraverso il suo dipartimento, come non interviene per dirimere questa, perché la cooperativa è un passo, come dire, tra l'azienda e i dipendenti. L'azienda ha l'obbligo di intervenire rispetto a questo passo. Quindi chiederemo incontro al direttore generale, all'ingegnere Scura, che è la massima espressione rispetto a questo tipo di discorso. Non vorremmo, sindacalmente arrivare a far sì che questa, che è una struttura che potrebbe dare un servizio, che proprio il sindacato deve spingere verso la chiusura di questa struttura. E una cosa mi ha colpito, non so chi rende un credo tutte e due, mentre la cooperativa partecipa a un bando comune di Mendo Porto Salvo dichiarando di avere le professionalità interne per affrontare i servizi, bando quindi assegnato, l'assegnazione delle attività, invece assume nuovi lavoratori. Sei, quanto ne sono? Otto. No, nuovi. Otto nuovi lavoratori. Quindi con qualifica diversa o con la stessa qualifica di quelle che avevano? Allora, questo che tu stai chiedendo, ci possiamo dare, perdona. Quello che stai chiedendo è stato posto come domanda e come richiesta all'ispettorato. Noi abbiamo chiesto, e vi forniremo chiaramente anche questo documento, abbiamo chiesto all'ispettorato di farsi parte diligente e di farci avere quello che è questa gara d'appalto e quali erano le credenziali che la cooperativa forniva, piuttosto a questo discorso che fai tu, perché la cooperativa non può, nel momento in cui dice di averli già dentro alcune... abbiamo chiesto i documenti. No, perché prima io ho sentito la cooperativa ha dichiarato durante il bando di avere il requisito. Però ascolta, qual è la contraddizione madre? Che tu, mentre poni quasi il licenziamento di alcuni dipendenti, e poi dall'altra è una contraddizione interna. Non lo puoi neanche fare per come
se sono, se non è la stessa, no, qualifica, ma comunque, no, comunque, no, comunque, vabbè, comunque è, secondo me anche questo c'è un aspetto che abbiamo trattato riguardo all'assistenza di un bambino disabile. Abbiamo chiesto quali sono le qualifiche, le qualifiche non hanno neanche saputo rispondere, quindi voglio dire c'è un po', comunque poi nei documenti che manderà Nuccio ci sarà tutta la assiste la cooperativa in tutto 40 40 dipendenti, 49 dipendenti. Alle... Quanto è la media per ogni utente in cassa? Abbiamo chiesto i documenti anche da questo, non siamo in grado di capirlo fino adesso. Circa 90 euro. Io quello che volevo fare, anche perché sono i lavoratori che vogliono, nel momento che abbiamo fatto il primo contratto di solidarietà, che noi come USB non abbiamo firmato, non è che non l'abbiamo firmato perché non eravamo d'accordo al contratto di solidarietà, non eravamo d'accordo a quel tipo di contratto di solidarietà, perché c'erano i soci che si andavano a ridurre lo stipendio del 19%, mentre i non soci del 50%. Quindi ci sembrava una cosa, voglio dire. Ma perché ci sono i soci e i non soci? Allora, questa è un'altra cosa che abbiamo detto noi, cioè abbiamo detto nel momento di crisi tu hai la possibilità di avere altre persone che entrano a soci, quindi voglio dire è un'anomalia. Ma questa è la dinamica, questa è la dinamica. Questa è un'anomalia tutta. E poi vi dico di più. Nel 2014 la cooperativa ha messo delle persone in cassa integrazione, no? Oggi come oggi tutti i dipendenti messi in cassa integrazione nel 2014 hanno percepito la cassa integrazione. Quelli della cooperativa Rinascita non si riesce a capire come ancora non sono riusciti a prendersi la cassa integrazione. Cioè vuol dire mettere dei lavoratori in cassa integrazione e poi non seguire l'iter per far prendere i soldi a questi lavoratori. Quindi dal 2014 i lavoratori ancora non hanno preso la cassa integrazione. Questa, voglio dire, è per far capire quanto hanno a cuore gli interessi dei lavoratori questa cooperativa.